Ben ritrovati. L'espansione della coscienza. Che cosa vuol dire espandere la coscienza? Nella nostra coscienza ordinaria noi siamo una persona, abbiamo un nome, abbiamo un corpo, una mente, delle idee. E diciamo, io sono questo, sono quello, possiedo questo, io faccio questo, io dico, io penso che siamo, cioè, identificati con il nostro ego. E quando ci sentiamo così, ci sentiamo in definitiva piccoli. La nostra consapevolezza si limita a queste aree, i problemi della vita sembreranno grandi, a volte insormontabili in certe situazioni, in certi periodi della vita. Ora, varie tecniche come la meditazione, altre tecniche che ci portano a percepire noi stessi nella nostra integrità completamente, cioè aumentando la presenza, la consapevolezza piena. Sono indispensabili per uscire dai condizionamenti esterni che ci rinchiudono in una realtà virtuale, illusoria e limitata, che è appunto quella del proprio io, che ci crea tante paure inutili. Attraverso la riflessione profonda su noi stessi, sul nostro rapporto con l'universo, la nostra visione del mondo cambia, diventa infinitamente più ampia. Ci accorgiamo che siamo qualcosa di molto di più, molto più vasto di semplici sensazioni, pensieri, definizioni del nostro corpo, delle nostre idee, di ciò che, del lavoro che facciamo, eccetera. Osservando da questa dimensione così espansa, i nostri problemi diventano piccoli piccoli, fanno parte di un disegno molto più grande. L'espansione della coscienza che si ottiene con alcune droghe, per esempio, anche con l'alcol. Se, diciamo, sono espedienti questi troppo pericolosi, svantaggiosi in definitiva, dannosi sia dal punto di vista dell'organismo, del corpo, tossici per l'organismo e anche dal punto di vista psicologico, perché alla fine vanno a creare solo dipendenza. Ma questa espansione della coscienza si può ottenere anche con altri metodi che poi vedremo, come per esempio la meditazione. Espansione della coscienza in cui si perde la cognizione del tempo e dello spazio, anche del proprio piccolo io, quindi, per sentirsi alla fine tutt'uno con l'intero universo, in cui a volte in certe situazioni si vede proprio il proprio corpo dall'esterno, come se il punto di vista, il proprio punto di vista fosse fuori di sé, cioè nell'universo. E questa diversa prospettiva permette di considerare la propria esistenza nella sua interezza. E globalmente, l'espansione della coscienza, insomma, permette di prendere realmente, concretamente, non solo teoricamente, la prospettiva cosiddetta olistica dell'esistenza, cioè di sentire la propria esistenza inglobata in un'esistenza, diciamo, più allargata. Sentire la propria individualità, il proprio corpo, il proprio organismo che di solito si sente essere limitato, insicuro, precario. Questo viene percepito inglobato nell'organismo universo. Questa espansione della coscienza permette di superare la paura della morte e di vivere con più coraggio, più forza psicologica, più intensamente, momento per momento, rallentare la propria vita per gustare intensamente ogni momento senza farsi troppo condizionare dall'esterno, migliorare così la qualità di questa nostra vita nella consapevolezza che, seppur limitata nel tempo, la nostra vita fa parte di un'esistenza globale, universale, eterna, cosa che sfugge alla nostra limitata capacità di comprensione e anche di spiegazione scientifica. Anche l'amore espande la coscienza. È evidente, specialmente nelle prime fasi dell'innamoramento, quando ci si sente quasi fusi nel profondo con l'amato, quasi tutt'uno con la persona amata e non si ha più paura di niente, neppure di morire. Questo accade perché inconsciamente, attraverso l'espansione della coscienza individuale a quella di un altro individuo, si percepisce in qualche modo, si ha un sentore. Si percepisce la possibilità di espansione massima della propria coscienza, cioè
la coscienza universale, stabile, sicura, eterna. È questa percezione che dà forza, che dà coraggio, quasi un senso di onnipotenza e di eternità. Quando si ama e ci si sente amati. Tutto questo avviene a livello inconscio, per cui quando si perde l'amore a causa, per esempio, di una separazione o di un lutto, o anche per passare del tempo, magari l'amore intenso si affievolisce, molte persone sprofondano nella depressione, si sentono perse, insicure, vuote, insignificanti. Questo accade perché ritornano automaticamente ad una coscienza individuale, cioè la coscienza limitata al proprio io, la coscienza che prima si era estesa, prima all'avato e poi all'intero universo, si restringe di nuovo al proprio io e questa persona si sente sola, sperduta, precaria, con un'esistenza limitata in un universo immenso. Ma non sempre si determina questo crollo psicologico con la perdita della persona amata o quando, diciamo, l'amore si affievolisce. Infatti, altre persone, dopo aver vissuto un'esperienza di amore profondamente, nella famiglia d'origine, per esempio l'amore delle persone care, di una madre, di un padre, di un fratello, di un amico intimo, o in una relazione con un partner. È semplicemente una relazione completamente accettante, senza condizioni, in un gruppo o in una relazione di aiuto o anche in un percorso di psicoterapia che viene percepita in qualche modo come una sorta, una forma di amore. Tutte queste esperienze riescono a mantenere, cioè la persona riesce a mantenere, conservare dentro di sé questa esperienza. Anche quando la relazione si interrompe, riescono quindi a mantenere anche l'espansione della coscienza, assieme al senso di sicurezza, di dignità, di forza psicologica, di stabilità, quasi una sensazione di eternità. Perché a livello inconscio, senza saperlo, si sentono parte di un organismo universale, globale, stabile, eterno.